questo per me è un punto d'inizio. Non è, perché qualcuno può pensarlo, non voglio smettere di produrre, ma voglio fare tutte e due le cose. Ganelli, per davvero un grande piacere, anche perché è il tuo ritorno al microfono in questo momento, no? Dopo anni di produzioni a destra e manca realmente, date in giro, amici, progetti più grossi discograficamente, microfono che era la passione dell'inizio. Ho deciso così alla fine. Giusto. Ma sì, perché è nato tutto un po' per caso in realtà, ho seguito molto il flusso. Allora, io già ti dico, da piccolo, quando ho iniziato a fare musica proprio, ho iniziato rappando. E, poi dopo questa roba qua ho detto, boom, io mi voglio autoprodurre, voglio avere il mio suono totalmente unico, capito? Lì ai tempi c'era molto la roba del mixtape, di prendere i beat americani, Dat Piff, tutta quella roba lì. E io invece ho detto, boh, voglio fare le robe per i fatti miei. Da lì ho iniziato a produrmi. Poi quella roba delle produzioni è andata abbastanza bene. Ho girato in zona il nome, poi oltre alla zona, eccetera. Da lì ho accantonato un po' il rap, però ho sempre fatto cose, sempre scribacchiato dietro l'angolo, capito? E quindi, boh, ho detto, praticamente cos'è stato? Un annetto e mezzo fa mi è ritornato il fuoco proprio così, ho detto, boh, ma adesso faccio qualcosa, va, ho fatto il disco. E l'hai fatto per Team Fast Record. Esatto, con buon Armani, che salutiamo. Eh certo, ma di Armani parleremo anche perché nei featuring del disco. Certo, certo. E lui ha avuto l'intuizione di dire, fallo per me questo sì, disco, sì, cioè sì. Facciamo una cosa indipendente ma fatta bene. Certo, anche perché ti dico, comunque noi siamo così, cioè nel senso, oltre al fatto che produco praticamente tutta la roba che esce sua, anche secondo me nel rap siamo molto vicini, siamo comunque tutti e due molto milanesi, anche se comunque io magari per certi versi sono diverso da lui per alcune cose, lui è diverso da me, comunque abbiamo molti punti in comune io e lui, cioè anche in tutto quello che facciamo. È uno degli artisti, ti dico, con cui proprio quando lavoro non ho mai discussioni, cose, ci capiamo sempre, capito? Facciamo questa roba così, sì, grande, bam, 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 via. E facciamo una quantità esagerata di musica. Difatti, da quando abbiamo iniziato a lavorare abbiamo fatto, cos'è, Fiori Blu, abbiamo fatto Gifted, non posso dire, però ci sia, c'è altra roba, c'è roba che bolle in pentola e abbiamo fatto tantissima roba, capito? Cioè, ce l'aveva spoilerato proprio Armani quando l'abbiamo beccato, che producete tanto, state tanto in studio, scrivete tanto, quindi è proprio un lavoro fatto insieme. Sì. E poi c'è questo lato di Milano, est e ovest, che lui dice nella strofa. Ci siamo esatto, un po' i due lati, però simili. No? Sì, alla fine sì, esatto, perché comunque Milano, cioè, te la giri abbastanza comunque. Io poi, lui, da quello che mi ricordo, mi dice, è sempre stato molto più sulla zona ovest, io me la sono girata un po' di più Milano forse rispetto a lui. Qua là, cose di amici, tipo, eccetera, 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 alla fine mezzi, appunto, sono finito ovunque per Milano, capito? Anche perché io ho una marea di amici sui Navigli, per dirti, che zona sud, poi, boh, magari anche tutte le ragazze che ho avuto, eccetera, una di qua, una di là, una di là, una di là, una di là, boom, ho fatto un sacco di giri per Milano. Milano è la protagonista del disco, sì. È in copertina in una visione del tutto pazza, quello che non è mezzo di trasporto è fumo in te. Sì, esatto, è esatto. Un po' distopica da quel punto di vista. È una descrizione di questo movimento come non soltanto un movimento di te che ti sposti per la città, ma che ti muovi di situazione in situazione. Sì. Infatti torna un po' anche questa logica del fuorisede, di chi non è nato e vissuto a Milano sempre, ma viene qua e magari è in posti dove un milanese non andrebbe mai, non vivrebbe mai, un po' più periferici per comodità. Sì, e c'è tutto un via vai a Milano, è tutta una roba. Il disco lo chiamo bello milanocentrico, diciamo, poi c'ha le sue parentesi, comunque.
però ovviamente rappresenta molto Milano perché ho vissuto qua. Poi volevo che il disco fosse molto mio, capito? Volevo fosse un flusso di coscienza. Io amo un sacco i flussi di coscienza. L'altro giorno parlavo con Cunetti e proprio gli ho detto il pezzo, il mio pezzo preferito del suo disco nuovo è Vecchio Cane, che è un bel flusso di coscienza, certo. Capito? Anche gli ho detto, anche se io non ho un cane, capito? Ho riconosciuto quella roba lì. A me piace un sacco quella roba molto personale, no? Personale, capito? Mi piace un sacco quel tipo di scrittura, perché ti fa entrare molto nella parte, secondo me. E io ho voluto improntare tutto il disco in questo modo. In modo che qualcuno quando ascolta si rivede nelle cose, capito? Anche molto, secondo me, terra terra e dalla gente per la gente questo disco. Non è una roba dove io mi metto un piedistallo e dico io sono di più rispetto agli altri. Ti dico io sono come gli altri, questo è il mio viaggetto. Se vuoi condividertelo, benvenuto a bordo, capito? Certo, una visione molto dritta, lo guardi negli occhi le persone con cui parli, no? Sì, sì, capito. Onesto. Alla fine, anche a Milano, parlo della TM, il biglietto costa 2,20, non è che sto facendo il disco della prima classe del Frecciarossa, capito? È una bella visione urbana, poi in un periodo dove, specialmente nel rap, la musica viene fatta a Milano, ma magari da gente che non vive la città, ma vive l'industria musicale che c'è a Milano. Certo. È bello avere una voce che parli di quello, no, perché forza. La città è importante, non è per te, non è soltanto lo scenario dove vivi, è il posto dove crei, e questa è la cosa che si vede. Sì, di ti dà tutto un sacco di vibe, perché poi ogni roba ha dei ricordi, capito? Anche qua io ho un sacco di ricordi, capito? Di amici, qua venivamo, cos'è che era, molte volte siamo venuti dopo le medie, che stavamo qua, prime cannette, prime minchiate, quelle robe lì, capito? Però ho un sacco di ricordi felici, perché appunto ti ricordi amici, cose, tutta una serie di cose. Vai di là, hai altri ricordi, capito? Vai da una parte, un sacco di posti a me rievocano ricordi, capito? Per dirti, boh, il Duomo a me anche rievoca molto il mio passato, rievoca mio padre la domenica quando mi portava in giro, o la stessa Centrale mi rievoca quando andavo a trovare mia nonna giù a Formia, che prendevo il notturno ai tempi. Cioè è tutto un mix di emozioni, capito? È una roba che mi sono vissuto proprio tantissimo io. Certo, qui siamo a Lambrate perché è il tuo quartiere di provenienza, quello per eccellenza, anche se hai bazzicato tanto in Corvetto, sì. Hai citato i Navigli. Sì, 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 sì. Si sente un po' tutta Milano, soprattutto la Milano periferica. Le linee che hai scelto passano per il centro, ma non ti fermi mai quasi, no? Ancora. Ma ti dico, sì, comunque, diciamo che anche come tipo vado più d'accordo, mi sa, con gli elementi di periferia che con quelli da centro. Forse sarà perché mi piacciono le storie particolari, e magari i ragazzi del centro dopo un po' hanno tutte le stesse robe, ma annoiano dopo un po', capito? Mi sono sempre sentito un po' lì, sì, bella lì, però che, boh, dopo un po' mi asciugo, capito? Poi l'altra osservazione, al di là della città, delle sue geografie, sono le persone. Cioè, tu racconti un sacco di cose in una maniera molto dritta, i sì. Becchi, gente che frequenti, amici che non ci sono più. Sono tanti personaggi che descrivi volendo farli conoscere al prossimo. È una bella descrizione quasi pittorica delle persone, fotografie. Vabbè, perché comunque sono legato a quelle persone lì, li voglio bene, capito? Quindi, boom. Proprio ieri eravamo, che io cito in Milano, cito Bongi, Steve e Mirko, che sono miei amici storici, che loro, capito, nessuno di loro fa rap, roba. Giusto Mirko è un po' abbastanza cultore del rap, ma tipo Bongi non capisce un cazzo di rap, Steve fa roba techno, però, capito, sono proprio quegli amici che mi sono creato e sono durati perché non abbiamo proprio cose a livello lavorativo in comune. Cioè non c'è quella roba lì di volersi scavalcare così, perché tu vai da Bongi e dici ho fatto il fit con questo, e chi è? Sì, sì, proprio, non so, mi viene in mente tipo quando avevo fatto le robe con Ensi, per dirti, che lui è una leggenda. Certo.
Arrivo, vado lì, vado da Bongi e dico, sì, ho fatto robe con NC. Ah sì, più o meno l'ho sentito. Dico, che cazzo. Però, capito, è quella roba lì, siamo super affezionati, capito? Abbiamo fatto mille robe insieme, capito? Cioè, sono la mia ombra, sono, diciamo. E sei riuscito a fare anche un pezzo con Armani, citatissimo, e Rolls Royce, sì, insieme, no? Che sono state due persone che abbiamo intervistato, abbiamo beccato, abbiamo individuato come due talenti della scrittura, della voglia di fare. Com'è lavorare con tutte e due insieme? Uno al lato un po' più trap, l'altro più rap, vero? Tipo, il pezzo parte da me, Armani. Ok. Che, vabbè, facilissimo. Certo. Faccio il beat, faccio la strofa, arrivo in studio, prego. No, scherzo, però più o meno è andata, cioè, gli faccio sta roba, mi fa figo, così di qua e di là, spara il ritornello che è una figata, secondo me, perché è quella cosa un po' scazzata, però che ti rimane in testa, capito? Figo, rap, non... cioè, bello, secondo me. E ok, poi decidiamo insieme, io gli dico, ma ci sarebbe una terza persona qua. Tutti e due facciamo, ma perché non Rolls? Sentiamo Rolls subito, ok? Ed è venuto a registrarla poi da me dopo, preciso, il pezzo chiuso, fantastico. Ma mega flusso naturale, capito? Perché comunque il disco, anche gli ospiti, sono scelti tutti abbastanza naturalmente e secondo me sono tutti a proprio agio rispetto a dove li ho messi, capito? Con i Nokia, sulla roba super street, Smisi su una roba un po' più... slow flow, capito, perché il beat era 70-75 bpm, bella notturna, capito, un mood un po' così, perfetto per lui, capito, il pezzo con Wesan Treni, che lui è sempre abituato a fare Milano-Genova per via della sua vita, è tutto incastrato, insomma, precisamente. Di personaggi invece che non hanno mai vissuto a Milano c'è Peppe So. C'è il Peppe. Esatto. Sì, che lui fa una roba infatti interessante dal punto di vista della visione della città dall'esterno. Sì, lui è un pezzo... Comunque lui secondo me è sempre stato molto forte. Lui è uno, secondo me, molto underrated, prima di tutto. Ed è stato uno molto forte. Si ripare, ma anche a fare pezzi d'amore comunque. Poi napoletano è figo, capito? Lui è di Salerno. E su quel pezzo ho detto, secondo me ci stava bene lui, era quello un po' più orecchiabile secondo me del disco, ho detto secondo me ci sta bene lui qua, l'ho mandato anche lui, sì, grande, facciamolo, boh, ma abbiamo fatto. Invece lato produzione, che è quello con cui sei più, diciamo, a tuo agio, sei da solo, sì, non c'è bisogno di coinvolgere nessuno, fai tutto, ha una direzione particolare questo disco, cioè si riconosce che sei tu? Però ci sono un po' più di cose, non lo so, di strumenti che sembrano quasi suonati veramente, tanto sax. No? È roba che mi piace, è roba che mi piace. Ci sono, come si dice, il disco... Ah, stavolta ho lavorato, stranamente, anche se sono un produttore, l'ho lavorato tutto sui testi. Il disco è scritto per la maggior parte proprio sui mezzi. Ho dovuto tenere questa roba qua perché comunque avevo l'ispirazione perfetta e tutto quanto. E un bel po' in studio comunque, ovviamente, diciamo che sui mezzi iniziavo, in studio finivo, magari mi sono fatto un botto di loop, tipo proprio robe di 10 minuti semplici dove scrivevo, arrivavo in studio, affinavo, scalpellavo, però è tutto fatto in funzione dei testi, non in funzione dei beat, quindi io ogni volta avevo i loopetti, scrivevo, tac tac, registravo, scalpellavo il beat in modo che stesse perfettamente sul testo, su quello che volevo dire, capito? Non volevo fare una roba che si orientasse da qualche parte a livello di suono, cioè non me ne fregava niente, volevo dire quello che mi piaceva e avere l'accompagnamento perfetto, capito? Volevo. E di fatto ho imparato, secondo me, molto da questa roba qua, perché ho imparato a togliere dai beat. Io ero uno che metteva una marea di suoni prima nei beat. Mi sono accorto che rappando, capito, servono quei due o tre suoni, capito? Perché devi mettere 800 cose e soffocare il povero cristiano che sta rappando, capito? Per farti vedere che sei bravo, magari. Quella sì, cosa di... è un po' sì. Invece non hai bisogno perché sei da solo. Lì capisci quella... Lì, secondo me, entri proprio nella cosa che dici, ok, ora ho capito.
perché comunque lì stai ascoltando qualcun altro, devi, è una roba che dovete trovare dei punti di incontro, capito? Anche tu devi entrare nella testa dell'altro, capire cosa vuole, cosa non vuole. Ma senti, hai detto che ti piace scrivere in giro, quindi è un gesto stranamente riflessivo, no? Avevo letto che tu scrivevi spezzo in stazione, perché è un luogo di ispirazione, vedi tanta gente, vedi gente che passa. No, in realtà, forse perché, allora in camera, cioè io mi sono ispirato bello in studio, che comunque la musica, sei lì chiuso, boom, nella tua bolla e lì ci sta. Forse proprio per l'ambiente, però andavo di notte all'Ambrata a scrivere, quindi era tutto vuoto, avevi tutto il panorama, ogni tanto ti passava qualche treno merci o qualche notturno ed era super ispirante. Sai cosa? Dovessi prendere un treno dall'Ambrata per capire, perché vedi proprio, e magari concentrarti su questo aspetto, perché vedi proprio, è figo, vedi tutte le cose, la ferrovia, le case, non lo so, è figo. Come vedere un film, no? Ti trovi a doverne scrivere un po' la sceneggiatura. Poi a casa mia era comoda. C'erano i miei genitori, capito? Come mio padre, che magari mio padre poi non sa poco niente anche lui di rap, mi fa, ma che stai facendo? Perché mi mettevo col telefono così a fare, no. Mio padre è lì che mi guarda e mi dice, ma che cazzo stai facendo, capito? Lui poverino non sa tutto il mondo del rap. C'era una cosa divertente che diciamo, sì, dalla diciamo che tanto fa ridere. Lui dopo 7-8 anni che facevo musica, comunque mi ero tolto delle belle soddisfazioni, anche i colleghi così, figli di colleghi, gli dicevano le cose, erano sul pianerottolo a fumare, mi fa, fra, ma tu quindi fai la musica di Jack La Furia e Joe Pequeno? Io faccio sì. Ah, quello lì tatuato, il tamarri così di qua di là. Lui è tutto baffo con la camicia, un bel soggettone, mio padre. Una volta poi mi fa, ma tu hai sentito a Milano suona Trevor Scott? Un'altra volta Cebrak. E faccio, chi è Cebrak? Prima a dirmi Kendrick Lamar, farti capire il tipo. E quindi ero lì, capito, che magari era lì e non sapeva mia mamma. Mia mamma invece si è già più acculturata con il rap, si è seguita le sue cose, gli piacciono cioè i suoi artisti che gli piacciono, così. Mio padre è un po' più old, lui ascolta un sacco di jazz, mio padre. Ok, beh, allora c'è un background musicale. Il background in realtà l'ho preso da mio padre, sì. Perché lui aveva il negozio sotto casa mia, proprio. Difatti neanche lui ha la patente proprio per questo motivo, perché lui aveva proprio il negozio sotto, cioè lui scendeva, noi siamo qua, lui è il negozio lì dove c'è quella colonna lì, e lui ascoltava una marea di jazz, mi ricordo Miles Davis, e io ogni volta entravo magari dopo scuola così per andarlo a salutare, sentivo sempre il jazz e mi piaceva, capito? E comunque secondo me il jazz è il pre del rap, secondo me. A me mi ricordo anche Guru, Jazz Matas, che figate di album. Il primo, super cosa che era quello blu, il primo. Primo blu, mamma mia. Beh, quelli sono i grandi fondamentali di come si fa quella cosa lì. È bello trovare poi nella tua generazione un ricordo così profondo della musica del jazz, del rap, no? Quasi per qualche decennio se n'è andato, quando è diventato tutto più elettronico. Sì, sì. Che cosa usi tu per produrre? Sei più da sampler, più da... Allora, in realtà tutti e due, ti dico. Ho fatto tutte e due le cose durante... sia in mezzi, sia in generale, in tutta la mia carriera. Mi è sempre piaciuto un po' tutto a me. Perché ti dico... ho iniziato magari più col sample, ovviamente. Però poi ero andato in scimmia un sacco con la roba francese, con Buba e Caris, che ai tempi facevano quelle tamarrate lì con i brass, tutti gli arpeggi lì. E quindi mi sono trovato a fare tutte e due le cose, bene o male. Forse per preferenza mia ti dico le robe col sample, però. Secondo me non arrivi mai sulle robe suonate a fare la roba che fai col sample, proprio un po' quello sporco lì, a me è sempre piaciuto un sacco. Sì. Anche per l'ispirazione nello scrivere, no? Capito. Scrittore, a volte basta veramente il gusto del pezzo che sei partito per avere direttamente. Sì, capito.
Non lo so, forse per... è una roba molto personale, secondo me. Però ti dico, forse serve. E come vuoi portarlo in giro questo disco dal vivo? Hai qualche idea? No, allora, anche perché io ho questa curiosa cosa che comunque il disco comunque sta girando e tutto quanto, il mio nome ce l'ho, ma non ho mai fatto un live in vita mia, mi Capito. dovrò Qual era la esercitare. domanda? Allora, prima di tutto mi voglio esercitare, perché non voglio fare le cose a caso di arrivare lì, perché comunque io rispetto ad altri, magari un emergente, ho la rottura di coglioni che non posso sbagliare più di tanto. Rispetto, non posso farmi quel percorso lì di gavetta, tra virgolette, la gente sa chi sono e quindi niente, mi devo esercitare e farò live, voglio fare live, voglio e voglio anche continuare ovviamente, voglio, questo per me è un punto di inizio. Non è, perché qualcuno può pensarlo, non voglio smettere di produrre, ma voglio fare tutte e due le cose. Voglio vivermi la vita musicale al 100%. Cioè, roba che proprio... Mi è un artista che spacca, boom, lo produco. Mese dopo l'ispirazione di fare il mio disco nuovo, lo faccio, fine. Così. Perché Tante frecce al tuo arco, tanti modi di esprimerti, perché no? mi piace farlo. Io poi sono abbastanza produttivo, ti dico, sono che fa mille cose. Anche con Armani, Armani è contento, una volta fa, figo, ogni volta che siamo lì facciamo 800 pezzi così. E quindi posso fare più cose e voglio fare questo, capito? Una roba un po' keynesiana, mettiamola così, senza essere così fuori come lui. All'inizio era un po' meno fuori e Sì, faceva ancora no, più no. cose. Per Diciamo che vado a buttare cui... Oh, allora in bocca al lupo per il presente e per il Grazie mille. futuro. Ci Grazie a lei vediamo per lo presto. spazio. Bella lì. Bella.